Come diceva adesso Michele, faremo una cosa del genere, lasceremo parlare soprattutto diciamo quei lavoratori che aderiscono a Work, ma siccome diciamo, chiamiamo all'unità poi tutti i lavoratori per questo discorso che aveva fatto diciamo, Michele alla fine, credo che sia utile poi che ci siano interventi anche da parte di compagni che nel momento nel quale non si conoscono in Work, però diciamo sono sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda questo tipo di battaglia che stiamo portando avanti. È chiaro che per poter dare la possibilità a tutti di poter intervenire, io sistematicamente dopo 5 minuti taglio l'intervento, anche perché se no, come succede altre volte, alla fine non si arriva mai a dire che cosa vogliamo fare poi di seguito, eccetera. Poi siccome per chiacchierare abbiamo il pranzo, ognuno poi al pranzo chiacchierà quanto vuole, un'ora di tempo, eccetera. Però per dare spazio a tutti nell'intervento. Io siccome sono uno che parla molto, sono alla fine, quindi quello che mi lasciate di tempo interverrò per la parte finale. Interrompiamo voi. Ecco, il problema fondamentale è però che poi alla fine ci siano oltre diciamo le discussioni, come diceva Michelino, anche delle decisioni, perché oggi la piazza diciamo nazionale e l'intervento sui lavoratori purtroppo ce l'hanno in mano gli altri, e gli altri decidono anche per i lavoratori, perché dei lavoratori sono ancora all'interno di queste aree di riferimento. Allora noi dobbiamo anche prendere delle decisioni per far vedere che rompiamo con questo metodo e con questo rapporto rispetto all'esterno da questo punto di vista. Interviene adesso il compagno Abdullah della Bene di Durata. Io farei intervenire i due compagni fondamentalmente che abbiamo aperto il lavoro per le cooperative e un compagno eventualmente del centro qui, e poi di seguito raccolgo eventualmente le iscrizioni di tutti i compagni che vogliono intervenire. Abdullah. Prima di tutto vorrei dire che siamo molto onorati di venire qua a questo centro dedicato a Tagarelli, che è un operaio, una persona che ha sacrificato la sua vita per il lavoro, una vittima dei padroni e dei capitalisti. Noi Abdullah, ognuno di noi ci si presenta, anche perché gli altri non ci conosciamo tra di noi, per cui ognuno di prima da dove vieni. Allora, noi siamo i compagni di Torati, siamo quasi una decina lì che siamo venuti per partecipare, perché siamo molto interessati a questo tipo di assemblea. Voglio dire che sia al nome di tutti quelli di Torati, ma anche quelli di Oreggio che sono qua, che siamo anche onorati d'averli vicino e di combattere insieme, soprattutto perché abbiamo lo stesso padrone. In questo breve intervento, dato non ho preparato niente, ma quello che voglio dire è che dobbiamo che la lotta paga, e noi a Torati abbiamo condotto una lotta sindacale insieme a altri compagni che ci hanno sostenuti e abbiamo guadagnato tante cose. Abbiamo aumentato il salario, abbiamo un lavoro sicuro per la maggior parte degli operai, infatti non ci sono più licenziamenti facili. Cerchiamo anche di unirsi e guardare oltre alla nostra cooperativa, per esempio siamo interessati a altre realtà di lotta che dichiariamo che siamo disponibili a sostenere, a esserci, perché la vostra lotta è anche la nostra, anche perché tutti i lavoratori di tutti i colori devono essere uniti, perché la nostra unità che lascia che i padroni ci danno un po' di garanzia, se no quando siamo divisi siamo
preda al loro sfruttamento, di cui abbiamo sofferto tanto prima di iniziare la lotta sindacale. Voglio dire a tutti i presenti che siamo disponibili e che guardiamo con un occhio attento a tutte le realtà di lotta in altre parti. Siamo molto felici quando sentiamo che una lotta ha dato i propri frutti, come quella di Linz o come quella di Origio, che hanno preso la maggior parte delle loro rivendicazioni grazie anche all'aiuto di Aldo Milani, Gino. Tutto questo, cosa voglio dire? Che quando si fa la lotta bisogna essere uniti con tutti gli altri compagni, di stare attenti perché, per esempio, i padroni sono più forti, non sono più forti di noi, sono forti e cercano sempre di indebolirci, separandoci, mettendo uno contro l'altro. E questo noi dobbiamo stare attenti, così dobbiamo essere uniti per avere le cose che sono legittime. La nostra lotta, credo, non è solamente contro i nostri padroni, ma la nostra lotta anche con i loro giornali, le loro televisioni, ma anche i loro governi. Quindi bisogna, secondo me, che gli operai stanno attenti anche su queste cose e cercare di esserci in queste assemblee del genere per avere più conoscenza, per essere più organizzati, come diceva Michele Michelino. Tu qua, spero nelle prossime lotte, basta, organizzandoci meglio, vogliamo essere sia dentro il magazzino fare la lotta, ma anche con le altre lotte che ci sono in corso. Grazie.